Salve a tutti e bentornati sull'Italian Maker. Nel video di oggi faremo l'unboxing della nuova Canon 5D Mark IV. Ok, andiamo a aprire la scatola. Come vedete è la versione col 2470, ma noi abbiamo preso la versione Body Holly. Andiamo ad aprirla e scopriamo cosa c'è dentro. Allora, ci sono dei pluriball che vanno a compensare la mancanza dell'obiettivo, il CD col manuale d'uso e i software per gestire la fotocamera, la classica cinghia col logo 5D Mark IV, un cavo USB 3.0 per collegare la fotocamera al computer, cavo di alimentazione bipolare con la presa italiana, il classico caricabatteria e la batteria con il suo scudo garanzia, mentre qua c'è il corpo e macchina vero e proprio. Andiamo a spostare la scatola ed eccola qua, nuova Canon 5D Mark IV in tutto il suo splendore. Ok, iniziamo a vedere com'è fatta. Allora, prima differenza che Canon sposta il logo Mark IV da qua a qua, perché qua va a inserire il connettore per il telecomando remoto. Secondo pulsante che troviamo è quello a cui Canon ormai ci ha abituato, che è la profondità di campo, anteprima profondità di campo, che è qua. Abbiamo il solito pulsante di sgancio obiettivo. Sul lato troviamo il connettore PC per il flash, l'ingresso per microfono e cuffie e il connettore HDMI e USB 3.0. Sul lato, come design, troviamo alcuni elementi provenienti dalla 6D, come ad esempio questa pulsantiera di start and stop in modalità foto e video. Qua troviamo una disposizione leggermente diversa dalla 5D Mark II perché ha la stessa posizione della 6D, mentre i pulsanti laterali che vengono aggiunti alla 6D sono gli stessi che troviamo anche nella 5D Mark II. In aggiunta troviamo il Quick Function, pure questo ereditato dalla 6D, la ghiera a cui siamo già abituati con il pulsante Set e il joystick per cambiare l'autofocus. È stato aggiunto questo pulsantino che permette di cambiare la modalità di fuoco passando dalla selezione a punto singolo a punto multiplo ad aria, molto comodo. Qui sopra troviamo i pulsanti per bilanciamento del bianco, modo di esposimetro, tipo di raffica, tipo di autofocus, compensazione del flash, ISO, retroilluminazione e un pulsante funzione che possiamo configurare a nostro piacimento. Qui nella ghiera troviamo il pulsante centrale per impedire la rotazione involontaria del selettore come troviamo sulla 6D, due programmi personalizzabili. Sul lato troviamo lo slot per inserire sia la SD card a cui eravamo abituati sulla 6D, sia la compact flash a cui eravamo abituati dalla 5D. Quindi riusciamo ad avere il meglio di entrambe le tecnologie. Qui c'è il chip NFC per il collegamento veloce e accoppiamento con dispositivi Android, il vano per la batteria che abbiamo già inserito, nella calotta che a differenza di prima che era in magnesio diventa in plastica perché contiene wifi e GPS, che quindi con una calotta in magnesio avrebbe ridotto la portata. Il display diventa un 3 pollici 2 con una risoluzione molto più alta di quella a cui eravamo abituati. Il menu è interamente touch, possiamo selezionare ogni funzione attraverso il touchscreen e ci permette addirittura di avere un'altra schermata di menu in cui possiamo andare noi a personalizzare ogni settore come ci aggrada attraverso i menu, pure qua sempre con funzionalità touchscreen. Diventa molto più complesso della 5D Mark II e della 6D, aggiungendo molte più funzioni, pure qua ogni funzione può essere abilitata attraverso il touch. La prima funzione che andiamo a vedere è l'intervallometro integrato, che quindi permette di eseguire un timelapse senza bisogno di un telecomando esterno. Funziona sia in modalità foto che in modalità video, quindi creando già un video timelapse senza necessità di montarlo. Si arricchisce il menu autofocus inserendo, come già siamo abituati a vedere nella 1DX e nella 7D Mark II,
una tipologia di autofocus per ogni sport, in modo da permettere al processore di capire al meglio che tipo di sport stiamo facendo e andare a creare l'inseguimento più adeguato a quella tipologia di movimento. Come dicevamo prima, ha il GPS, ha il Wi-Fi, quindi con funzionalità di visualizzazione da smartphone delle foto, della possibilità di usare lo smartphone come display per la Canon, cambiare i parametri di scatto dallo smartphone e appunto, come vi dicevo, la personalizzazione dei settori. Ogni settore si può spostare a proprio piacimento e decidere la composizione che più ci aggrada. Cliccando il pulsante info è possibile vedere le informazioni classiche di parametri che stiamo usando, utilizzare la livella che è abilitabile anche nel mirino, perché questo mirino prende il nome di mirino 2 rispetto a quello vecchio, aggiunge molte funzioni permettendo di visualizzare più parametri di quelli a cui siamo abituati all'interno del mirino di scatto. Ci permette di decidere cosa fare su ogni singola card, nel caso in cui ce ne abbiamo due inserite, di fare una registrazione quando è piena una passare all'altra, di fare una registrazione separata, quindi per esempio i JPEG su una e i RAW sull'altra, i video su una o i video sull'altra, o la modalità backup che scrive in automatico il file su tutte e due le schede. Per questo primo video di presa a contatto con la 5D Mark IV è tutto. Sicuramente faremo altri video in cui faremo una prova più approfondita e andremo a confrontarla sia con la 5D Mark II che con la 6D per vedere miglioramenti, differenze con una con l'altra. Per scoprire questo e molto altro sulla nuova 5D Mark IV continuate a seguirci. Un saluto a tutti da The Italian Maker.